Led Hunter io il turn lo betterei quando va in check da parte sua. Led Hunter on the river, purtroppo non è una gran carta perché chiude anche... Oddio. Allora, Led Hunter abbiamo open di Reach the Kid, andrò a tribettare. Anche perché sta aprendo il bottone, quindi... Andiamo sicuramente ad aprire sui bui. Ed Hunter difendono entrambi i blinds, nulla da fare. Arriva stupendo, cioè perfetto. A sua alta buona, ne dubito. Sinceramente ne dubito, ma... E lo è invece. Gliela flatto, ma è close. Nel senso che flat mi piace poco perché c'ho tanta gente dietro, però... Per una volta si può fare. Sto board fa schifo, tra l'altro siamo un po' tanti, veramente tanti. Chiederemo se avevamo chance di vincerla per K alta e non penso fossero molte, però. Bella, bella, Icle. Led supporti poker? Sì. Cioè, gioco digitale, ma sono la stessa roba. Oddio, la vinciamo K alta davvero? Assurdo. Mentre alla modica cifra di 5 euro, se non lo siete, abbonarvi al canale tra l'altro vi comporterà svariati vantaggi. Alle Dante, interessante il flop, andrò in continuation bet. Nice. First bounty. Abbiamo gli assi alle Dunter, speriamo che a questo punto Scodra lo rifaccia perché ne saremmo felici. Bella Luchino, buonasera caro. Alle Dunter ci hanno walkato tutti. Ok, un open limp su cui dovremo andare inevitabilmente a Isola già Alfeder. 16 mani di history su di lui, non ha aperto mai, hanno limpato, ho flattato poco. Flatto giusto perché sono in position su di lui. E non voglio inflazionare una mano in position che... Penso sia un board scary un po' per tutti, eh. E io per 4x il jack glielo cerco. OMG. Abbiamo il nut assoluto. Cioè no, perché sarebbe flush. Io metterò value sto river. Potrebbe ancora gallarsi a una dama. E niente, vabbè, non paga manco questo, quindi evidentemente non... Andremo in isolation. Allora, Led Hunter, una civettina gliela possiamo fare. Il 10 ci gioca anche un bel ruolo qua. Però ci abbiamo risparmiato piuttosto che andare rotti. Una seconda farei qua. Altrimenti ha davvero poco senso la bet al flop. Vediamo se soddisfa il nostro pongo. Ci colla ancora. Mettere anche river. Nice. Alzo un po' poca i... Provo una 3-bet fold. La proviamo. Dai, fold e fold va bene adesso senza che stiamo a far troppa resistenza. No, pongo. Fa il bravo. Colla. Un bel gutshot. Ci do un bet a un buio. K, please. No. Cuore. Che probabilmente avrà lui. Kappa, please. Nope. Pago qua sotto, vedete che c'ha. Boh. In più questa è una mano che isolerei, anche un 4 blind e mezzo. Hanno appena aggiornato HM3 per funzionare con i pick che odio ai poker. Oh là, alleluia. Bella Lele. Persi, sai che non lo so, mi sa di sì. Te lo dico subito. Sì. Finisce tra 5 ore e mezza, quindi allora, qui si metterei. Interessante, la backdoor, l'overcard, nice. Perlomeno topper la hitiamo alle Dunter, abbiamo le dame, andiamo in open. Pongo call, ci don't bet, andiamo a raisare, tanto questo sappiamo che non folda. E stavolta invece folda, non si sa, non ha mai foldato su raise. Led vado sicuramente in open. Ok, ci colla, floppiamo tris, è l'unica cosa che cercherei, sinceramente. Led Hunter inizio a bettare turn.
Full on delivery, interessante. A questo punto andrò a pottare sperando mi dia un bluff. Niente. Qui flatterò sull'open di Ascobesca, che è molto chiuso come player. Anzi, no, cazzata, non è il suo add questo, ma hanno ricambiato di tavolo ancora. Che palle. Tocca comprarne una qua, due overcar più backdoor. Carino il Tarna. Bettare. Questo ho tribettato sempre, mo me sciova sicuro. No, colla lui. Vi dirò, non mi dispiace una continuation. Alle Dante abbiamo vinto la mano. Grazie mille per i 2 mesi. E bentornato. Qui interessante. Gaccio, due overcard da backdoor. Si può ceccare, si può ceccare. Tarna non aiuta. Io a questo punto la betterei in bluff, questo gutshot. E la devo far lunga però. K che non viene bettato qua, mamma mia, greve, anche Jack che era original, l'unico che poi ce l'era lui, nice. È rimasto un 10 buio, va a sciovare, GL, riscioveremo. Riscioveremo lo spot. Oddio, veniamo flattati da DSP che è chip leader in bounties con Asso 6. Vamo! Checco, che come pare è un po' scalmanated, close, ma io lo flatterei. Possono giocare veramente bene queste carte. Se avessimo la fortuna di ta mezzo board compiacente, cosa che... Sì, Gigio, ah, dei due. Mamma mia, sempre pirati sono usciti. Carino il Tarna, quando checca a questo punto io ci proverei anche. Checchiamo back river, se sta attrappando cap, c'ha il capo. Ci siamo, è il nostro momento. È il nostro momento, Pierpo. Oh, attenzione, abbiamo gli assi all'aperitivo. Andiamo in tripet. E alle Dante RGL dobbiamo snappare questo Jack T con il nostro asso dama. Qua foldiamo e andiamo noi due up alle Dante. Nice. Alle Dante, raga, io Vugaulo resciovo. GL. Anzi, con due short dietro flatto e basta per farli sciovare e tenerli dentro. All'upper ci hanno walkato tutti, purtroppo. Ah, ha preso l'8, che sfiga. E niente. No, ho fatto scala! Boh, sto male. Sto male. Vabbè, giustizia. Sopra ero. Sopra sono rimasto, vediamola così. Mamma mia, raga, come si sta mettendo sti tornei. Tutto davvero può avere, che ne so, davvero, come dicevo prima, un pezzo con K con cuore dietro. Qui andrò in open per farmi mettere all-in da loro, sperando il Fakiro mi shove in da face. GL TT77 mette da sotto il nostro Oppo. Ciao Burlo, ben arrivato. E andiamo in due up, very nice. Cioè, la vedo davvero dura che il colore più basso con gli basta Tarn. Per come va l'action. Io questo se sciova, raga. Buon Pierpo, ci colla. Hittiamo un bel jack. Farei poco meno del 70% pot. Non blocchiamo manco fiori, quindi metterei un po' più lungo. Bella rip, peccato non ti sei fidato. Non avrei mai foldato, pensavo avesse scala. Ma per me scala non resa in quello spot, è quello il problema. Poi magari un pazzo sì, te l'ha resa, ma la vedo dura. Bella banana, buonasera. La vedo veramente dura, lì ti resi scala. Oh merda, è vero, è arrivato Nick che gioca pure in position su di me, bastardo. Qui vado in 3-bet. 3-bet fold, comunque ce la giochiamo nel post flop. Pierpo, ripeto, in questa fase dovrebbe aprire veramente, veramente l'uso. E va a foldare di nuovo, ma per noi sono tutti blind preziosi. E questo è quello che dobbiamo fare in vista di un ipotetico final table. Mentre tutti si rilassano e pensano, ah, voglio solo che si accendano le luci, noi dobbiamo andare a martellare. No, possiamo fare anche... Ah, qua prende col punto, mi sa. Non 22, 2, 2. No, niente. Vabbè. Apriamo 2 e mezzo, tanto per... Asso Dama off, sarei d'accordo con te. Granocchi Asso Dama S no, per una serie infinita di altri motivi che, e non apro la parentesi perché sennò non finiamo più di parlarne. Qui betteremo lungo flop, non abbiamo blocker a cuori e siamo anche 3-way. In più vogliamo estrarre value da un asso peggiore, niente da fare.
Ti posso dire anche solo che secondo me 30x non showa mai il NAT, se proprio te la devo di tutta. Per quello che regolo con Asso da Maestro. Uno dei tanti motivi, ma non ti ripeto, non. Ce ne sono tanti altri, non voglio riaprirla a parentesi. Allora, questo è uno spot abbastanza sick. Io per le due bounty riusciverei. Io ho già 7 euro in bounty, GL. Speriamo Ivanoe di non averlo beccato davvero gonfio da Under the Gun. Azz. K. Fiore? Oddio! 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 Unbelievable! Che spot abbiamo vinto! Che spot abbiamo vinto alle Dante! Si accendono le luci, raga. Andiamo al final table da chip leader, avendo vinto lo spot più importante di tutti. Sei un demone, ma vediamo. Qui vado a flattare e basta con i 6. Interessante il flop, quando va in check andrei a bettare io. Grazie Ale per il GL Amazon Prime, mentre alla modica cifra di 5 euro se non lo siete. Abbonarvi al canale tra l'altro vi comporterà svariati vantaggi, tra cui il primo, bella Duncan, grazie mille per gli 11 mesi bro e bentornato. Qui vado in 3-bet fold nella famiglia dei pokeristi. Vai tranquillo Duncan, siamo sempre contenti di averti qui. Qui si betterò il gutshot. Stavo dicendo comunque grazie ancora bro per gli 11 mesi, che i vantaggi derivanti dall'abbonarsi sono numerosi. Il primo, che non vedrete più le pubblicità, il secondo che potrete utilizzare, nice. Adesso ti andiamo sicuramente in open. Alle Dunter, due overcard più backdoor, più ga... No, nessun gutshot. Dove perché più backdoor? Andrò a sibettare anche se siamo 3-way. P-call al buon Pierre, poi vabbè, il flop non è noto per foldare. Ribetterò un terzo anche al turn. All'aperitivo vado in open. Voliamo, vinciamo il piatto anche qua. Incredibile, incredibile. Probabilmente perché non si è mai vista. E qua, good luck. Rescioviamo Cazzaro che ha comunque 4 euro in bounty. Io penso che, cioè, cazzo dici, non ci si crede, non è pensabile una roba del genere, perché com'è possibile? Dici, ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare, no? Tipo qua, che vinciamo lo spot e tanta roba. Da manove off è shove, raga, se foldano tutti all'aperitivo. Alle Dunter vado in open fold. Potrei provare una c-bet se la mano prosegue. Addio. Oddio, ci si apre un gutshot, quindi forse un'altra gliene potremmo anche fare, eh? Io su mini raise chiamerei davvero per il 4, perché l'implied so fortissimo. Oddio, non ci credo. Vabbè, l'aperitivo GL, direi c'è poco da fare contro Matteo La Grotta. E alle Dante, raga, io sto river lo sciovo, cioè sono nat praticamente. GL. Adesso ho doppia. Oddio, è fold, era in bluff totale probabilmente. Lo dobbiamo fare. Se sciova recollo, snappo asso 5. Dani, se mi sciova in BVB, snappo. GL. Ai, picche. Cioppiamo. 5. Wow, cappuccino. Vamo. Bounty da non so quanti soldi. È fuori il ragazzino. Tra l'altro c'è da aggiornare ancora il cash out sul suo all-in. Rescioviamo. Good luck. Bounty, 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 Jeff vuole le bounties, Jeff vuole le bounties e se ne prende un'altra da 12 euro e passa, vamos, chip leader 3 left, come se fosse una passeggiata, incredibile, Jeff, the Jethrovich, ma quel cazzo, ciao, sto ragazzo, e 53. Voliamo a 86 e 79. Vado in continuation bet. Betterò di nuovo il TAR. Ciao Davix. A questo punto andremo per value su river. Può avere dama peggio. Che è quello che mi auguro per come ha giocato finora. Posso capire anche che tendenzialmente al flop può mettermi su una c-bet fatta praticamente ATC, però sperando un Dama T, sinceramente, per come è condotta l'action fino a
questo punto, Jack T è una combo che blocker, per quello che betto anche River, sinceramente. Non lo so, io penso ci sia del value da una dama peggio. K-dama io non credo giochi la mano così. Non so, un oppo che finora ha dimostrato di sapersela giocare un po' così, alla bella e mei, K-dama e ci va a collare, vabbè, niente da fare. Quindi c'è Rain Bounty, quindi anche lui è molto interessante, cioè è più interessante la sua Bounty che vince il torneo, per dirvi. Se Sciova col Snappo, GL, se Sciova Snappo, secondo me la cipolla e te ne vai a casa. Vamos, 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 lo facciamo fuori noi, prendiamo la Bounty, che è come aver vinto il torneo a questo punto della sua Bounty, me ne sbatte il cazzo. E zappi in cui partiamo sfavoriti, ma vediamo di recuperare. Potrei provare check call. Senza fiori dietro è un po' un casino, eh. Però se la rifà il turn, raise. Giusto per dire. Interessante il board, andrò in check call, abbiamo second pair più backdoor. In realtà vi dirò che in heads up questo è uno spot da check raise per quanto mi riguarda. Lui continua ostinato con questo sizing un terzo, ribarrellerò su tutte le picche. Turn ribetto, sicuramente. Anche se non è picca, perché altrimenti il check raise flop ha avuto veramente poco senso. Qui dobbiamo mettere in difficoltà tutti i check. Vamo, nice. Dobbiamo farlo penare in questo zap. Difendiamo. Potremmo check allare, vediamo un po' che succede. Oddio, dipende. Betta come sempre. Secondo me non betta né asso né dama, così è solo per questo che l'ho reso. Vediamo come si comporta. Ribetto lungo anche Tarna. Se mano prosegue, gli vappiamo on the river. Però anche qui, come prima, quando c'è reso flop Tarna, devo dimostrare forza. Qui lui, se c'ha dama, ci sciova. Secondo me, non solo. Se flat è preoccupante perché o c'ha picche picche o c'ha full. Sono quelle due opzioni lì. Per quanto mi riguarda, dovesse collare un po' un casino perché dobbiamo essere pronti anche a sciovare su tutti i miss e driver. E andrò a ribettarlo questo river, altrimenti sta mano veramente è stata un bluff no sense. Se colla, bravo lui. La dama a sto punto io non credo la abbia più. Se ce l'ha un call non difficile di più da parte sua. Tanti miss. Per me c'ha asso K. Ce lo folda? Non lo so. Vamos! Il mago. In heads up abbiamo un mago, ragazzi. E adesso lo portiamo al tilt. E adesso lo portiamo al tilt. Grazie. Molto passivo a quanto pare, quindi sfruttiamo sta roba. Ogni volta che riempie aggrediamo. Adesso non ogni volta, dobbiamo mixare. Tipo sto giro gliela cerchiamo. E lo check raisiamo al flop. Voglio vedere se si comporta come prima. Perché mo, cioè, una top pair come questa, check a back. Secondo me prima c'aveva veramente mano quando ha fatto quella giocata. Ci colla river, vado anche close to pot. Perché secondo me se questo c'ha mano ci paga niente. Sinceramente, dama TS, dama TS potremmo andare anche in open. Topper non ci dispiace, questo non è uno che sembra foldare tantissimo, quindi betteremo comunque il flop. Cioè non è uno che sembra abbandonare la mano facilmente, quindi andremo a bettargliela. Abbiamo dei turn su cui improviamo chiaramente le pick. Ci raise. Carinissimo il turn. Speriamo sciovi asso dama a questo punto.
Dai, Brody, tutto dentro con Assodama, good luck, KT, andiamo a vincere, ragazzi. Com'è? Che è successo? No, me la son gufata. C'ha Dubui ancora. E il bello è che dovrei regalarti C, ma me la son gufata, raga. Ho detto andiamo a vincere. Oh, porca troia, me la son gufata. Raga, con l'ATC GL, 6 per favore o 2. Quello che vi pare. 2, dai. 2! No, ha tripsato flop, non me ero accorto, scusate. Ero cieco proprio a questa roba, vabbè. Andiamo a riempire, se show anche qui 7-9S, io non gli posso fare niente, raga, devo callarlo, GL. K-Check siamo al 40, va bene un 5, un 6, un fiore. 9! Vamos! Regaz, davvero, abbiamo vinto. 135 e 57 da questo Ed Hunter, quindi aspettate che faccio un calcolo. 135 e 57 più prima avevamo 10 e 13 più 7 e 21 più 8 e 29, quindi chiudiamo questa serata a 161 euro. Virgola 20 centesimi e torniamo a vincere un torneo dopo davvero parecchio tempo su iPoker. Davvero grazie a tutti, raga, per il supporto incredibile nella live di questa sera. Siamo in 747, devo assolutamente fare una storia per ringraziare tutti. E vamos, grazie davvero, raga, grazie davvero. Penso che abbiamo giocato un gran bel poker questa sera. Siamo riusciti a vincere questo Ed Hunter e non l'avrei mai messo in conto. La prima volta che lo vinco, non è che l'abbia giocato così tante volte, però sempre una soddisfazione vincere un nuovo torneo. Io, raga, vi ringrazio per avermi seguito in queste 4 ore di stream. Spero vi siate divertiti. Ci ribecchiamo domani. Grazie mille, raga.